Da tanto tempo avevo il desiderio di poter scaricare le foto della mia camera Mi Sphere Xiaomi, ci sono altre camere simili, i problemi possono essere simili, all'interno del mio Mac. E oggi finalmente ho trovato la modalità, quindi sono molto felice di poterlo condividere con voi. Per prima caricate il Stitch Tool. Allegherò al tutorial il PDF con i link diretti. Il tool è sicuro e lo potete scaricare tranquillamente. Una volta scaricato il tool, fate unzip e aprite la cartella. All'interno della cartella troverete un file in inglese con scritto README. Le stesse indicazioni le troverete anche nel blog. Non dovete fare altro che seguire passo a passo quello che c'è scritto. Prendete la vostra camera 360 e estraete la SD card. Ho inserito la carta in un adattatore e poi ho utilizzato la mia card reader che ho collegato al Mac. Aprite la cartella DCM e selezionate il contenuto di una cartellina. All'inizio suggerisco di provare in questo modo. Questi elementi vanno inseriti all'interno della cartella Original. Un'altra opzione è copiare una cartella intera e inserirlo all'interno della cartella che abbiamo qui davanti e rinominarlo e darle il nome Original. Importante che la cartella che contiene i contenuti che voi volete modificare abbia il nome Original. A questo punto cliccate l'icona Move Picture Stitch. Ora il tool entra in azione, modifica tutte le foto presente nella cartella Original. E alla fine potete aprire la cartella Stitched per visualizzare le foto modificate. Ecco, è tutto qua. Spero che il tutorial vi sarà utile e se vi è piaciuto mettete il like a questo tutorial. Alla prossima!